Benvenuto con Padre Pio da questo luogo particolarmente caro a tutti noi, dalla cella numero 1. Chissà quanti di voi sono stati qui e hanno visitato la cella di Padre Pio, i suoi ricordi, dove ha trascorso tra questo luogo e la cella numero 5, che è in clausura, tutta la sua esistenza in questo convento, nel convento dei Cappuccini di San Giovanni Rotondo. Chissà quanti racconti, episodi sono racchiusi, le stesse mura sono state testimoni di questi episodi, di questi fatti. Beh, sicuramente anche di questo episodio, epistolario numero 4. Nel primo giorno dell'anno noi abbiamo delle meditazioni di Padre Pio. Fu proprio padre Ezechia Cardone che negli anni 60 si trovò qui a San Giovanni Rotondo, proprio ospite del convento, e chiese, possiamo immaginare ecco anche l'intento di padre Ezechia, chiese un quaderno a padre Pio, dei fogli per conservarli, per tenerli per sé, dei fogli di carta. Beh, lo stupore di padre Ezechia, perché fu tale perché padre Pio gli consegnò un quaderno di circa 160 fogli, di cui i primi 60 erano stati usati da padre Pio. C'erano delle meditazioni scritte, e tra queste c'è una meditazione interessante che vogliamo condividere con voi in questa giornata, il primo giorno dell'anno. Padre Pio scrive e parla al plurale, quindi scrive a tutti noi: incominciamo oggi, o fratelli, a fare del bene, che nulla fin qui abbiamo fatto. Sono delle parole che il serafico padre San Francesco nella sua umiltà applicava a se stesso. Rendiamo le nostre all'inizio di questo nuovo anno. Veramente, dice padre Pio, e lo dice proprio a tutti noi, nulla abbiamo fatto fino ad oggi, o se non altro ben poco. Gli anni si sono susseguiti nel sorgere e nel tramontare, senza che noi ci domandassimo come li avevamo impiegati. Se niente vi era da riparare, da raggiungere e aggiungere, da togliere nella nostra condotta. Abbiamo vissuto all'impensata, dice padre Pio, come se un giorno l'eterno giudice non dovesse chiamarci a sé e chiederci conto del nostro operato, del come abbiamo speso il nostro tempo, eppure di ogni minuto dovremo rendere strettissimo conto, di ogni movimento della grazia, di ogni santa ispirazione, di ogni occasione che ci si presentava di fare il bene. E padre Pio ci richiama e ci dice: continuiamo a farlo, anzi, incominciamo oggi, in questo primo giorno dell'anno, incominciamo a fare del bene, riprendendo delle parole del suo serafico padre San Francesco, perché nulla fin qui abbiamo fatto.